tra i metodi di soluzione delle equazioni non lineari vi è il metodo cosiddetto del punto fisso, detto anche metodo delle iterate successive. Cosa significa ricondursi a un metodo di punto fisso? Se f di a è uguale a 0, cioè è la nostra equazione che in corrispondenza della radice sia nulla. Ecco, trovare un metodo di punto fisso significa ricondursi, invece che in FA, F di alfa uguale a 0, a un G di alfa uguale ad alfa. La definizione punto fisso si può intuire dalla funzione G che pesca alfa e ricade in alfa. Quindi alfa, oltre ad essere soluzione, diventa una sorta di punto fisso. In tutti i metodi di soluzione delle equazioni non lineari abbiamo generato una successione di x convergente in certe condizioni proprio ad alfa. Ebbene, scopriamo che una proprietà della G è di ricadere, applicata a una generica xj, di ricadere sempre all'interno di questa successione, e quindi G di xj, per esempio, sia uguale a xk. In generale, G di x uguale a x. Quindi si può pensare la G come quella funzione che ci fa passare dalla iesima componente della successione a quella immediatamente successiva. In ogni caso G pesca da un intervallo e ricade all'interno dell'intervallo medesimo. Dunque, se f di alfa è uguale a 0, e se aggiungo ad f di alfa proprio alfa, questa per la nullità di f di alfa è proprio uguale a alfa. Quindi ho identificato in modo semplice da subito una funzione di punto fisso. Ma lo stesso metodo delle tangenti in realtà può essere riscritto come un metodo di punto fisso, quindi f di alfa sia uguale a 0. Benissimo, allora alfa più f di alfa fratto una costante, questo è di nuovo uguale ad alfa. Quindi se scrivo g di x come x più una f di x su k, questa è una funzione di punto fisso. E se invece di k metto proprio la funzione derivata prima, beh, questo è il metodo delle tangenti. Quindi in generale può essere richiesta senza altre specificazioni la funzione di punto fisso legata a una certa f di x non lineare, per esempio e elevata a x. Beh, un'immediata g di x, ipoteticamente funzione di punto fisso, vale esattamente x, e quindi x uguale ad e elevata a x è la nuova funzione che dobbiamo risolvere anche graficamente. Quindi se questo è y uguale a x e questa è l'esponenziale, si troverà il loro punto di intersezione, il che corrisponde a dire e elevata a x
meno x uguale a 0. Questo è un f' di nuovo non lineare. Quindi da un lato si cerca una funzione di punto fisso a partire dall'esponenziale la si uguaglia a x, ma a sua volta si riscrive una f' di tipo strettamente non lineare. Ora, che caratteristiche deve avere una funzione per essere definita funzione di punto fisso? Quindi identifichiamo un intervallo i a b, il nostro generico intervallo a b. Allora, la prima ipotesi, o meglio, il primo requisito, se vogliamo, perché la g di x sia funzione di punto fisso è che g di x appartenga di nuovo a i, per un qualsiasi x appartenente a i. Come dicevo, la funzione di punto fisso prende i punti di un intervallo e ricade nell'intervallo medesimo. Il secondo requisito è che g appartenga alle funzioni derivabili una volta con derivate continue in i. Quindi se questo è il nostro intervallo, una g di x fatta in questo modo con un punto di cuspide non è accettabile. La terza condizione è che la g di x, la g' di x in modulo sia minore o uguale di una costante m, a sua volta minore di 1. Questo per qualsiasi x appartenente all'intervallo. Quindi, date queste tre condizioni, o meglio, se si verificano queste tre condizioni, esiste ed è unica la soluzione alfa di G. E in tal caso l'elemento n più unesimo della successione, come dicevo, è g di xn. Quindi questo significa che in fin dei conti xn dopo infinite iterazioni, quindi per n tende a più infinito, tende proprio alla soluzione alfa, tale che appunto g di alfa sia uguale ad alfa. Vediamo magari attraverso un esempio. Ah, dimenticavo, ovviamente questo teorema può anche essere visto al contrario, e cioè se esiste un alfa, un intervallo della soluzione in cui il modulo della derivata prima di x è più grande di 1, allora x con n non tende ad alfa. Quindi basta trovare un intervallo intorno di centro alfa in cui la derivata prima della funzione di punto fisso ha come modulo un numero più grande di 1 per escludere la convergenza della successione alla radice alfa.